effettivamente c'è stata una crescita importante dei ricoveri, siamo arrivati ad avere 15 ricoveri questa mattina, oggi probabilmente ne dovremo prendere altri due e sicuramente ne dimetteremo uno e probabilmente dimetteremo anche altri pazienti. Sicuramente è una situazione che sta diventando sempre più seria e quindi richiede la massima attenzione. Nelle ultime due settimane sono aumentati i ricoveri nella terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova. Cala anche l'età media dei pazienti ricoverati, che scende a 55 anni rispetto alla media di 69 anni all'inizio della pandemia. La seconda ondata era attesa dai medici, che però non si aspettavano una crescita così rapida di contagi e ricoveri. A dirlo è il professor Ivo Tiberio, direttore della terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova, che dal 21 febbraio è sempre in prima linea nella lotta al Covid. Nel suo reparto arrivano i casi più gravi e dopo i mesi estivi in cui la terapia intensiva si era svuotata, ora si è tornati a riempire i letti di malati Covid. Prima abbiamo avuto una mortalità intorno al 16-18%, in questi primi dati ne abbiamo dimessi 21 pazienti, abbiamo avuto uno o due decessi, ma uno dei decessi era un paziente che non aveva una patologia strettamente legata al Covid, salvo che era positivo ed era un paziente molto anziano che aveva altre comorbidità. È deceduto invece una paziente che è morta invece per le conseguenze del Covid. Il numero di morti al momento è più basso, forse dovuto proprio all'età media che è scesa, ma le conseguenze del coronavirus possono essere gravi. Il numero più alto di asintomatici, circa il 98%, dice Tiberio, è dato dal maggior numero di tamponi, che intercettano un numero più alto di pazienti che non presentano sintomi. L'allerta da parte di tutti, in particolare dei giovani, deve rimanere alta. Di avere dei comportamenti sostanzialmente responsabili da parte di tutti i cittadini, perché soltanto se riusciremo a contenere il numero enorme di pazienti che si infettano, potenzialmente possono infettarli, riusciremo a controllare la situazione anche a livello dei pazienti che diventano sintomatici e poi richiedono i ricoveri ospedalieri, purtroppo nei casi più sfortunati richiedono la necessità di essere assistiti negli ambienti, diciamo, intensivi, quali la rianimazione.